Scienza.it, le ultime notizie dal mondo della ricerca, di Ivan Miceli. Un cordiale saluto da Ivan Miceli. Oggi parliamo di un convegno sull'estetica rispettando l'etica, le ragioni di un incontro internazionale che si è appena concluso a Roma e che ha visto la partecipazione dei maggiori esperti a livello mondiale. Nostro ospite, il professor Pier Antonio Bacci, docente di chirurgia estetica all'Università di Siena e direttore scientifico dell'evento. Il Roma International Estetica di quest'anno, che è la fiera organizzata dalla Fiera di Roma, che è la Fiera Nazionale dell'Estetica del Benessere, è stato coronato da un convegno non tanto per organizzare e preparare medici estetici o chirurghi estetici, ma per cercare di definire quegli inestetismi che affliggono persone di sesso femminile e maschile e che possono essere risolti da vari operatori, sia medici che chirurghi, ma anche da operatori dell'estetica. Quindi il segnale qual è? Cercare di dare delle risposte a 360 gradi. Al centro del convegno soprattutto la donna. Sì, certamente soprattutto la donna, perché la richiesta maggiore viene sempre dal sesso femminile, anche se il sesso maschile sta rimontando velocemente. Certamente però la donna per la sua storia e per quello che rappresenta ha qualche cosa in più, cioè la domanda è sempre maggiore. Pensiamo anche ai danni che fa il parto, che fa la gravidanza, che fanno praticamente le varietà della donna e che certamente influiscono anche sull'aspetto esteriore. Quali sono in particolare i temi emersi durante il dibattito? Ma guardi, sono stati trattati a 360 gradi i temi storici dell'estetica e del benessere, come il cosiddetto calderone della cellulite, dove dentro ci sono circa 29 patologie, come l'insufficienza venosa, come l'alterazione ormonale, come la fibrosi tessutale. Quindi la cellulite rappresenta certamente qualche cosa, una patologia estetica, come la chiamo io, che richiede gli interventi di tutti gli operatori. Poi ci sono stati certamente tutto il problema dei filler, di quelle famose punturine che spesso creano anche qualche problema, ma che richiedono anche un trattamento integrato. E oggi sappiamo quanto è importante che per esempio un estetista sappia trattare bene un viso sia prima che dopo che ha fatto delle iniezioni da parte del medico, perché proprio in questa integrazione sapere quello che fa l'uno e l'altro nelle proprie responsabilità credo che sia molto importante. Tant'è vero che il messaggio che è uscito nei media, gli estetiste sentinelle, e questo è importante. Perché? Perché se un estetista è adeguatamente formata nella sua attività quotidiana professionale può anche scoprire o dubitare di alcune alterazioni che possono essere inviate al medico o allo specialista e quindi possono rientrare nella diagnosi precoce. Quindi senza steccati, senza barriere, ciascuno nelle proprie responsabilità, qualifiche, nei propri ruoli possono proprio servire anche a fare della medicina preventiva. Parliamo ancora dei fillers. Cosa sono e a cosa servono soprattutto? Ma guardi, con il termine di filler si intendono delle sostanze che oggi più che altro si utilizzano, sostanze naturali, in particolare l'acido ialuronico, che vengono introdotte nel derma e nell'ipoderma per cercare di aumentare i volumi e più che altro per portare acqua in una cute che tende a presentare dei segni di invecchiamento. Noi sappiamo che i segni di invecchiamento sono rappresentati in particolare da che cosa? Dall'alterazione della mimica, dalla troppa mimica, dalla contrazione continua dei muscoli data dallo stress e poi dalla riduzione della circolazione arteriosa, che non sempre è data dal fumo, ma è proprio la vita quotidiana che tende a provocare questo, e quindi dalla perdita di acqua e dalla fibrosi del tessuto. Quindi questi segni di invecchiamento possono essere rallentati per il 50% dallo stile di vita, dalla buona alimentazione, da un buon sonno, per l'altro possono essere aiutati sia dal massaggio, degli strumenti che vengono utilizzati per la fisioterapia estetica, ma anche dal medico e dal chirurgo con queste famose punturine che non sono un capriccio femminile, ma servono veramente a rallentare i segni di invecchiamento, come le rughe in particolare. Passi avanti anche nella diagnosi e nella terapia della cellulite.
Sì, certamente la cellulite sta facendo passi da gigante. Innanzitutto oggi sappiamo che non è più la cellulite una insufficienza veno-linfatica, ma anzi è una mesenchimopatia, come viene chiamata. Praticamente è un'alterazione infiammatoria di questo pannicolo sottocutaneo e del derma che poi diventa una degenerazione. E oggi sappiamo anche che quando c'è l'aumento di grasso significa una patologia infiammatoria. Quindi è verso questo settore che si stanno portando un po' tutti, e certamente novità ci sono, sia nelle metodiche di trattamento, come il trattamento delle smagliature o del trattamento di queste fibrosi, di quella buccia d'arancia che tanto fa soffrire certamente le donne che ne sono affette, però serve anche per ridurre quelle malattie, praticamente quando c'è dell'insufficienza veno-linfatica, che portano alla cellulite edematosa, quindi le gambe gonfie, le gambe dolorose che possono portare anche delle artrosi. Quindi estetica e patologie possono spesso andare insieme, anche perché gli inestetismi sono, secondo me, quasi sempre delle alterazioni in fase iniziale. Se uno riesce a scoprirle prima, ho omaggiato praticamente il giuramento di Ippocrate. Nel corso del convegno ore e ore sono state dedicate alla donna e il seno, il suo seno, un diritto assoluto nel rispetto della femminilità, vero professore? Sì, diciamo che la tavola rotonda che ha concluso questo evento, la fiera del 2011 alla Fiera di Roma, è stata proprio la tavola rotonda rappresentata, chiamata La donna e il suo seno, dove hanno partecipato sia la CNA che la Confartigianato, associazioni importanti di donne operate al seno come la LILT, come la COMEN e come la ANDOS, nonché illustri professori come il professor Masetti di Roma, il professor Palumbo, il professor Catagliotti di Firenze, assieme anche a politici come l'onorevole Polidori e il messaggio importante del sottosegretario Martini, che ha ricordato come sia importante il processo di formazione e come proprio in Italia l'onorevole Martini stia facendo una normativa che certamente si pone all'avanguardia. Perché? Perché certamente cerca di mettere in campo, mettere in piedi un sistema che forse è uno dei più avanzati per la tracciabilità degli interventi, per i materiali usati, per le tecniche utilizzate e anche per i processi di formazione. Pensate per esempio alla donna che è stata operata al seno e che per fortuna ha risolto il suo problema clinico, ha bisogno anche di mascherare i segni che poi ricordano il suo problema, quindi pensate quanto può essere importante per esempio un tatuaggio sopra una cicatrice, per un esempio. Ecco, l'importante qual è? Cercare di rendersi conto il diritto che ha una persona di sentirsi donna, di sentirsi individuo, questa è la cosa principale, che è il grande, secondo me, più grande momento di libertà di qualunque nazione, è dare forza e valenza all'individuo. E quindi anche in questo caso tutti gli operatori, ciascuno per le proprie professionalità, devono cercare di risolvere il problema. E quindi questo credo sia stato il messaggio conclusivo dell'onorevole Martini, dicendo l'importanza del diritto inalienabile di ogni donna, di ogni essere femminile, per l'appunto di essere donna per sempre. Credo che questo sia il momento più alto sia stato dell'evento, che ricordiamoci è una fiera che non vuole preparare medici o chirurghi, ma vuole mettere nel mezzo, nel centro, l'individuo con il loro problema estetico e tutti intorno per far sorridere il paziente. Grazie professor Bacci.